vengo da Bologna, anche se sono di Senigallia, dove lavoro al Museo d'Arte Contemporanea. E un po' questo spiega anche quello che cercherò di raccontarvi. Mi è stato chiesto un po' così di introdurre, di descrivere quello che è stato il percorso della street art, del writing, di tutte queste forme d'arte così che comunque si svolgono in contesti urbani. E un po' per esperienza, per quello che io faccio di solito con il pubblico che entra nel museo in cui io lavoro, parto da un passo indietro, e cioè non tutti danno per scontato che un'opera, una scritta su un muro, così come un'installazione, siano delle opere d'arte. E cioè ancora siamo molto legati a un'immagine dell'arte che è forse più classica, si considera un'opera d'arte un quadro, una scultura su un piedistallo, ma magari si fa un pochino più fatica a digerire come opera d'arte quello che può essere appunto un'operazione, un intervento nel contesto urbano. Eppure anche questa forma di arte si è sviluppata e quindi ha avuto le sue ragioni per nascere. Non è un fenomeno così che è completamente slegato da quella che è la tradizione a cui siamo tanto affezionati. È semplicemente un po' che siamo forse pigri, c'è poco l'abitudine così a cercare di comprendere come l'arte è cambiata, che cosa è cambiato e perché. Noi partiamo dal presupposto che l'arte, questo lo diceva già Leon Battista Alberti tantissimo tempo fa, è sempre stata lo specchio della società. Quindi guardare un'opera d'arte vuol dire aprire una finestra, esattamente come diceva lui, affacciata sul mondo. Attraverso un quadro, attraverso un'opera, noi possiamo capire molto di quella società, di quel periodo storico. E allora ci dovremmo domandare perché oggi si vedono pochi quadri, perché oggi gli artisti cercano nuove forme espressive, perché utilizzano dei nuovi materiali, dei nuovi linguaggi, perché non lo fanno più soltanto all'interno di spazi chiusi, ma appunto si muovono, agiscono in quello che è lo spazio della città. In realtà per capire questo così dobbiamo un po' risalire proprio a quelle che sono le origini dell'arte. Le prime forme d'arte noi le troviamo nelle caverne e sono degli interventi, dei graffiti, dove con questo termine si risale un po' a quella che è l'etimologia stessa della parola graffito. Graffito è un termine che deriva dal greco, adesso per questo io non vi voglio fare la lezione, far vedere che ho fatto il classico, tutte queste cose qua, però è semplicemente un modo che ci permette di capire come in realtà le parole che noi utilizziamo abbiano assunto così un ambito d'azione molto più circoscritto. E cioè grafein in greco significa indistintamente scrivere, così come disegnare, così come dipingere. E guarda caso oggi coloro che si considerano dei writers, dei street artist, comunque coloro che agiscono nel contesto urbano, utilizzano determinate tecniche, ma utilizzano anche delle immagini, utilizzano delle scritte, quindi utilizzano tutte queste tutti questi temi che in qualche modo sono già contenuti all'interno di questo antico termine, per antico mi riferisco proprio alla sua prima comparsa nella preistoria all'interno delle caverne. Cosa facevano gli uomini primitivi? Semplicemente intervenivano sulle pareti delle caverne disegnando e raccontando degli eventi, degli episodi, potevano essere delle battute di caccia, poteva essere la nascita di un figlio, qualcosa di terribilmente quotidiano, e lo facevano per raccontarlo a qualcuno che non necessariamente era qualcuno accanto a loro, ma era anche la volontà di lasciare un segno nello spazio che poi raccontasse di loro, del loro esserci stato. E allora lasciavano insieme a queste immagini e a questi simboli anche le impronte delle loro mani. Perché lo facevano? Cosa ci dice l'impronta di una mano su una parete? È l'attestazione, la prima firma dell'uomo quando ancora l'uomo non conosceva la scrittura, lasciava la sua impronta. Ma lasciare l'impronta in uno spazio significa inevitabilmente fare proprio quello spazio, è indice di una volontà
di conquista e di possesso dello spazio. E questa formula così di appropriazione di ciò che ci circonda appartiene a tutti noi, apparteneva così alla preistoria, ma appartiene anche alla preistoria di ognuno di noi, perché tutti noi siamo stati bambini e tutti noi nella nostra prima fase di produzione grafica, cioè di disegno, o meglio, nei termini più utilizzati nella quotidianità, di scarabocchio, non appena siamo stati in grado di impugnare uno strumento, abbiamo subito iniziato ad agire. E se voi guardate un bambino piccolino che appunto impugna uno strumento e interviene su un foglio, raramente riesce a contenere il suo gesto all'interno del limite del foglio. Non lo fa per incapacità o per la volontà appunto di fuoriuscire dal foglio e di fare un dispetto alla mamma, ma lo fa proprio perché quell'azione semplice e primordiale è la volontà di a poco conquistare lo spazio che lo circonda. Questo è ciò che muove un bambino a produrre un'immagine o comunque un segno grafico nello spazio che lo circonda. È il motivo per cui quando capisce che muovendo la sua mano lascia una traccia, allora cerca di lasciare questa traccia ovunque. Io mi ricordo quando ero piccola con mia sorella, scrivevamo sui muri di casa, sotto i tavoli. Ovviamente non era un atto di vandalismo, ma era appunto un po' il nostro modo così a poco di appropriarci di quello spazio che ancora non riuscivamo a conoscere. E questo bisogno, questa esigenza che da sempre l'uomo, quindi non solo l'artista che è anche uomo, ma tutti gli uomini hanno avuto, è stata quella di instaurare un rapporto con lo spazio che lo circonda. Pensate anche ai ragazzi, agli adolescenti che hanno l'abitudine di scrivere sugli zaini, di scrivere sui diari, riempire i loro diari, così come di personalizzare la loro camera da letto. È proprio perché siamo portati a contraddistinguere in maniera nostra, personale, identitaria, quello che è lo spazio che noi abitiamo. In termini molto semplici si dice trasformare lo spazio in un vissuto, cioè in qualcosa che racconti il nostro legame con lo spazio stesso. E tornando adesso un po' così alla street art, al writing, abbiamo appunto lo stesso tipo di esigenza. Storicamente questa forma d'arte, in maniera un pochino più embrionale, nasce alla fine degli anni 60 nei ghetti newyorkesi e nasce così, si racconta quasi una sorta di leggenda, più che altro, come si cercano sempre leggende per far nascere delle cose, e qui la leggenda è affidata ad un giovane ragazzo americano che ha girato in un anno tutto lo Stato, lasciando in giro qua e là delle firme, qualcosa come 300.000 firme, con scritto Tacchi 183. Poco dopo il New York Times gli dedica un articolo dicendo: ma chi è Tacchi 183? È una firma, non è una firma, si scoprì poi, meglio, poi si diede il nome di tag, cioè di questa sorta di sigla, se vogliamo, legata appunto al nome di questo artista, che in realtà ha semplicemente compiuto un'azione semplice, ancora una volta un'azione primordiale, che è stata quella di andare alla conquista del suo territorio, in un periodo storico particolare, perché gli anni 60 sono gli anni dello sviluppo urbano consistente, soprattutto in America, le città diventano delle metropoli, quindi la città non è più il centro storico, ma si allarga in maniera esponenziale e si apre alla periferia, e la periferia non è mai stata integrata in quello che è il contesto urbano storico della città, ma è sempre stata come una sorta di protesi, un corollario così rispetto a quello che era il centro, il nucleo vitale della città. E se il centro storico ha una sua storia, scusate il gioco di parole, la periferia sembra essere nata così e vivere in maniera completamente scollegata rispetto a quella che è la vita di coloro che la abitano. E allora gli artisti in quel periodo sentono l'esigenza di rimpossessarsi di quello spazio, e lo fanno quindi non dipingendo su una parete all'interno delle proprie case, cioè di spazi che loro già hanno fatto propri, ma lo fanno nel contesto urbano, in giro per le strade, dipingendo sui muri, intervenendo in modi diversi sui muri.
Poi, come tutte le cose, così come la musica, così come la moda, la cucina, si sono evolute, hanno tenuto il passo in qualche modo con quelli che sono i tempi e gli sviluppi della società, anche questa forma d'arte si è trasformata, a mano si è aperta a nuove tecniche, quindi ci sono stati artisti che hanno utilizzato le bombolette spray, altri che hanno usato gli stencil, altri ancora che sono ritornati alla pittura, quindi all'intervento con pennello, rullo, eccetera, eccetera, ma il filo conduttore di questi elementi è rimasto lo spazio, cioè le pareti degli edifici e dei vari punti di passaggio della città. Guarda caso, un altro aspetto interessante, questi primi interventi sono interventi non in edifici storici o comunque non in edifici che appartengono a dei privati, ma in degli spazi che sembrano essere di nessuno, le metropolitane, i sottopassi, come degli spazi che sono appunto semplicemente dei luoghi di passaggio. Marco Gé, che è stato un grande etnologo, definiva tutti questi luoghi dei non luoghi. Non luoghi proprio per dire che sono un luogo, è qualcosa che viene vissuto, che quindi coloro che lo abitano gli attribuisce un valore, un senso, un ruolo. Un non luogo vuol dire che è uno spazio di nessuno, è uno spazio che non ha una sua vita, non ha una sua storia e non assorbe quelle che sono le storie di coloro che lo attraversano in maniera così superficiale, se vogliamo, frettolosa. Senza appunto contraddistinguerlo, senza appunto viverlo. E allora il debito che in qualche modo tutti noi abbiamo nei confronti delle operazioni di questi artisti è quello proprio di farci riprendere contatto con la città, è quello di riportarci così a una riflessione, che è una riflessione molto importante, e cioè del ruolo di noi abitanti in dei contesti urbani. Essere abitante vuol dire davvero abitare lo spazio e quindi vuol dire conquistarlo, farlo tutto proprio, e nello stesso modo vuol dire anche far sì che il luogo sia testimonianza di coloro che lo hanno abitato. Vedere un pezzo appunto di questi artisti significa anche ascoltare la loro voce, che cosa hanno da dire, perché tutte le forme d'arte sono delle forme di espressione. Esprimere, si esprime qualcosa che si sente, quella che può essere un'opinione, che può essere una critica, che può essere un pensiero, che può essere la descrizione di un sogno, e io con questo elenco potrei andare avanti all'infinito, ma invece mi fermo qua, perché la cosa importante è che nel momento in cui c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, ci dovrebbe essere qualcuno che ha voglia di ascoltarlo, e perché anche dall'ascolto può nascere un confronto, che è il grande valore che alla fine abbiamo noi uomini. Alle nostre spalle. Il mio intervento è invece più basato rispetto a quello di Paola, ci siamo così divise un po' i ruoli, è basato su quella che è la storia di Senigallia, perché Senigallia, pur essendo una città di provincia, negli anni 90 ha sviluppato una forte propensione al writing. Ovviamente io lo chiamo writing, ma il termine forse un po' troppo forzato in italiano sarebbe graffittismo, ma preferisco chiamarlo writing, perché è così che più o meno viene definito da tutti universalmente, oppure aerosol art. Diciamo che questo tipo di cultura è una cultura fortemente identitaria e quindi ha un proprio slang, un proprio linguaggio e ovviamente tutta una serie di regole non scritte. E Senigallia, alla fine degli anni 90, si inserisce in un dibattito anche nazionale di quella che è la cultura del writing che stava esplodendo proprio in quegli anni. Ed è una cosa interessantissima, quindi un fenomeno internazionale, mondiale se vogliamo, che era esploso anche in Francia, in Inghilterra, in Spagna, esplode in Italia, e Senigallia è comunque una città che fa parte di tutto questo percorso del writing in Italia. Ecco, negli anni 90, diciamo inizia nel 92 come prima
sviluppo di quest'arte inizia nel 92, quando per la prima volta una crew, cioè un gruppo di ragazzi, chiede un permesso all'amministrazione comunale di fare dei graffiti, e questo gruppo si chiamava SPC, me lo sono segnato perché insieme a Geo abbiamo ripercorso un po' tutta la storia che abbiamo vissuto, ma non... Esatto, Sesto Potere Crew, formata da Fabri Fibra, e poi chi c'era? Anna Palladini, Lato, e Nicola Latini, quindi Fabri Fibra, che ovviamente poi invece ha sfondato, diciamo, nella, per quanto riguarda la musica. E dicevo, non c'è niente di scritto in tutto questo, quindi è più una parte di vita vissuta. E nel 92 c'è scritto sui muri della città, esatto, bravo Geo. Ovviamente da qui inizia tutto. Il 1992 quindi è l'anno della svolta, dove l'amministrazione comunale di Senigallia, per la prima volta su un progetto e quindi un bozzetto presentato, dà il muro del centro sportivo delle Saline in mano a degli artisti. Ecco, in questo caso qui c'è un'azione anche di responsabilizzazione dell'artista stesso, ovvero l'amministrazione comunale dà in concessione una parte di quella che è la città e lo spazio urbano, e automaticamente ovviamente c'è questo intervento artistico, che quindi viene ovviamente anche moderato e rielaborato dagli stessi writers. Negli anni poi sono susseguiti altri ovviamente spazi dove era possibile, dove era legale ovviamente fare questo intervento creativo, e uno tra questi sicuramente chi è di Senigallia, ma vedo più o meno facce molto note, è l'Arena del Cinema Gabbiano, dove ci sono strati e strati di graffiti che si sono susseguiti negli anni, e quindi proprio da lì, diciamo, poi progressivamente è andato aumentando il numero di quello che erano i writers, e ovviamente anche i muri in concessione che venivano dati appunto a questi artisti. E facendo un lavoro di ricerca, e grazie anche appunto al supporto di Geos, che custodiva in soffitta gelosamente questi permessi, si vede come poi il 1998 è un altro anno di svolta. Ecco, nel permesso che ho qui sotto gli occhi vengono elencati tutti i muri dati in concessione, e in particolare gli spazi urbani, quindi il sottopassaggio pedonale della Rocca Roveresca, la stazione ferroviaria, il sottopasso nei pressi del Saint Botel, e ovviamente anche tutti i muri dello stadio, del Campo Boario, e poi successivamente arriverà anche quello di Via Cellini, dove Geo ovviamente spesso dipinge. E anzi, ti ringrazio, racconta storie, esatto. Quindi su diciamo impulso e slancio dei writers stessi c'è stato un rapporto a Senigallia di collaborazione tra i writers e l'amministrazione comunale, che è difficile ritrovare in altre città. Ad esempio, in molte città è presente la Lega Nazionale, l'Associazione Nazionale Antigraffiti, oppure viene fatta una guerra estrema ai writers. Però ecco, c'è sempre da tenere presente la distinzione tra chi imbratta i muri e chi invece ovviamente propone una rielaborazione artistica dello spazio urbano e dell'architettura urbana, e quindi c'è proprio una distinzione tra chi ovviamente fa arte e un intervento artistico, e chi invece ha soltanto voglia di imbrattare, di sfregiare con il proprio nome. Quindi è una distinzione che va tenuta molto presente. Ritornando alle delibere, naturalmente nel 98 sono stati dati anche dei contributi dall'amministrazione comunale ai writers stessi, contributi ovviamente per il materiale, per gli spray. Ecco, questo denota ovviamente un'attenzione particolare nei riguardi questo tipo di arte. Quindi Senigallia è uno dei pochi casi che alla fine degli anni 90 in Italia appunto riesce a comprendere il valore aggiunto di questo
questo tipo di rilettura dello spazio urbano che è poi il writing. E dalle delibere appunto si vede che viene specificato che questi muri in concessione permettono di tenere sotto controllo questa attività in un certo senso considerata spesso illegale di deturpamento dello spazio urbano, ma in realtà questo viene letto in una chiave positiva. Perché? Perché naturalmente il controllo dell'attività non presuppone una censura di quello che viene fatto e quindi il progetto artistico in sé e la creatività viene salvaguardata, e in questo caso quindi bisogna leggere tra le righe di quelle che sono le delibere. Naturalmente in questo caso appunto gli artisti sono responsabili degli spazi, rimangono spazi che tutt'oggi sono utilizzati da questi artisti, e se prima c'erano varie crew, quindi vari gruppi alla fine degli anni 90, come non so la Homemakers di cui faceva parte anche Geos insieme a Creta e Sergio Serrangeli, che era ovviamente un altro delle colonne portanti del writing a Senigallia. Molti di questi hanno continuato, altri invece ovviamente si sono lasciati il passato un po' alle spalle, ma restando sempre comunque un po' attenti a quelle che sono poi i vari movimenti artistici. E c'era anche un'altra crew, un altro gruppo, l'SNC, che veniva da Ripe e ovviamente poi si sono trasferiti a Senigallia e insieme formavano un gruppo più grande, quindi c'era un senso di aggregazione e di condivisione nel fare questo tipo di arte che negli anni poi andando avanti si è perso un po', perché tutti hanno preso strade diverse, quindi ognuno il suo percorso artistico oppure lavorativo, e un po' perché adesso si sta sempre andando verso una direzione più individualista della cosa, ecco, c'è questo individualismo spiccato ovviamente, e quindi la situazione diciamo senigallese è un po' cambiata. Ci sono ancora tuttora dei gruppi abbastanza attivi sul territorio, però poi adesso ognuno veramente dipinge per conto suo quasi. Quello che c'è da dire ovviamente che oggi anche tutto il concetto di writing sta un po' cambiando. Perché? Perché dai primi anni del 2000 il writing ha cominciato ad essere presente nelle gallerie, quindi artisti, cioè writers, che prima dipingevano sui muri, adesso dipingono anche sulle tele, e queste tele sono vendute, sono quotate nelle case d'aste, quindi fanno parte del mercato dell'arte, per cui c'è stata un'ulteriore evoluzione. E naturalmente poi rimane comunque un'altra parte di writers che invece sono rimasti fedeli a quella che è la linea di, tra virgolette, uso questa parola, decoro urbano, e poi c'è più la linea politica e anche di contestazione. Ovviamente Senigallia rimane ancora molto attiva nel panorama anche nazionale, anche grazie a Geos ovviamente, ed altri ragazzi, e speriamo insomma che da questo piccolo passo che si è fatto qui del parlare di writing e da questa piccola mostra possa nascere magari un'attenzione maggiore che Senigallia può dedicare a questo fenomeno del writing, e chissà perché magari qualcosa di scritto, rintranciando un po' tutte quelle che sono le storie dei writers di Senigallia e ovviamente anche di Blu, che in questo caso però è più rappresentativo quasi del panorama anche mondiale, senza dimenticare ovviamente tutta la storia e tutti i writers che hanno fatto un po' tutto il percorso artistico, hanno dato vita a tutto il percorso artistico che ci ha portato poi fino ai giorni nostri. Quindi questa è un'idea che lancio, quella di non lasciar morire qui questa idea di parlare di writing, ma anzi proseguirla e rintracciare proprio tutta la storia e farne, che ne so, una mostra più ampia, fare un festival proprio dedicato al writing, e chi
chissà perché, magari un giorno ovviamente si potrà poi arrivare ad avere magari anche blu in città, visto che lo chiedono a gran voce, poi al di là delle polemiche personali e non che si possono fare in questo caso. Quindi vi ringrazio, speriamo di poter parlare ancora di writing e lascio la parola a Geos che parlerà invece della sua performance. Grazie. Io innanzitutto salve a tutti, la cosa che mi viene da dire è devo rendere il ringraziamento che mi è stato dato dal rappresentante di Città Futura. E per farlo io devo scendere dal palco, perché proprio stando in mezzo alla gente mi sembra che prendo più emozioni e ha anche un pochetto più di valore. Un ringraziamento lo ripropongo soprattutto a Roberto Polverari, che mi segue da una vita in incognito e quest'anno, nel 2012, è riuscito a beccarmi e a immortalarmi in alcuni scatti. Adesso posso ritornare sul palco. E chi sono io? Sono Geo. Geo, buona pua. Inizialmente il mio nome vuol dire nato da uno sfottò tra amici nel 1991, che mi diedero questo nome, Geos. Un ragazzo. E entro in tema con Città Futura perché Città Futura è con tutti noi, da sempre. E lo rappresenterò, questo ragazzo, in età proprio infante, che su un discorso di ottica, di fotografia, si riprenderà al manifesto che è sopra. Vi invito a venire domani per vedere tutta l'opera fatta. Vi ringrazio e buon proseguimento a tutti.